un parte sonore, e solo per questo il film non è un bel film. E infatti c'era una frase di Mary Pickford, una delle star più importanti nella storia del cinema, e lei ha detto sarebbe stato più logico se il cinema muto fosse evoluto dal sonore e non viceversa. Eh sì, sì, perché il cantante di jazz sembra veramente un film così statico, involuto dal punto di vista linguistico. Si fa anche fatica a chiamarlo film sonoro, perché alla fine è un film muto con dei passaggi, con qualche passaggio. Esatto, anche un altro problema per noi adesso è Al Jolson è pieno di mannerisms. Lui è così è un performance molto come mannerismo, mm-hmm. è difficile per noi adesso di apprezzare questo performance. Sì. Ecco, e invece per gli esercenti, per le sale cinematografiche, attrezzarsi per proiettare film sonori è stato anche questo un passaggio traumatico? Sicuramente, perché c'era è molto costoso di trasformare tutte le sale al sonore, e dobbiamo ricordare che in questo periodo c'era più cinema in ogni città, ma anche nelle piccole villaggi quasi, dappertutto, e più cinema in questa epoca che adesso. Quindi era un investimento incredibile, enorme, e questo anche è uno delle traume. E ovviamente quando loro ha fatto questo cambio al sonore, c'era per l'industria c'era l'idea che assolutamente non è possibile di andare indietro. Certo, e quindi molte sale chiudono anche. Molto. Probabilmente solo all'inizio, e poi no, perché anche negli anni 30 è un periodo d'oro per il cinema, quindi non credo che c'era tanti sale che chiudendo e non proprio solo nei primi anni, sì. Nei primi anni, dato il costo iniziale dell'attrezzatura, poi in effetti sì, il periodo d'oro continua anche in epoca sonora. Sì, sì, e dobbiamo anche ricordare che per vari paesi, per esempio Giappone, c'era ancora il cinema muto fino al 1933, forse 34, adesso non mi ricordo, e ovviamente Charlie Chaplin è uno dei più famosi esemplari di un star così legato al cinema muto che Modern Times, adesso non mi ricordo il titolo in italiano, Tempi Moderni, anche questo era City Lights, anche, e sono i film muti ma girato nel periodo sonore. Senta, vorrei farle una domanda, ovviamente ancora una volta legata ai linguaggi. Abbiamo adesso analizzato insieme a lei come il cinema, come la transizione al cinema sonoro abbia rivoluzionato, comunque lasciato una traccia importante nella storia del cinema. Se dovessimo fare dei paragoni, per quanto possibile, con altre rivoluzioni, chiamiamole così, a me viene in mente subito il passaggio al digitale. Ci sono state, o anche ci saranno, secondo lei, delle mutazioni altrettanto importanti? Buona domanda. Ovviamente sì, adesso siamo in un momento storico per la transizione tra 35 mm al digitale, e adesso è veramente difficile di trovare una sala che può proiettare 35 mm, e questo per me è una perdita di una conoscenza della pellicola, perché tantissima gente adesso non sa la differenza tra digitale e 35 mm, e per me questo è un grande problema dal punto di vista delle aesthetics. Però credo che questo è una cosa, è difficile da fare questo paragone tra
il transizione tra sonore e muto, scusa, tra muto e sonore, perché è veramente un altro genere di visione. Bene, la ringraziamo per essere stato con noi, davvero è stato molto, molto bello parlare di traumi anche nel cinema. Io penso subito ovviamente a Gloria Swanson nel film di Billy Wilder. Grazie mille per essere stato con noi e speriamo di riaccoglierla presto nel nostro parterre di ospiti. Un grande piacere, forte la Pordenone, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Allora, accompagnati dalle note della sigla del Festival del Cinema di Cannes, Beppe, introduciamo una nuova rubrica, una nuova l'hai preannunciato, rubrica, sì. No? Molti ascoltatori ci hanno chiesto di dare più notizie di attualità, fatti accaduti in settimana, news, consigli per la sala e anche consigli di vita, e quindi nel centro del nostro programma debutta, come possiamo chiamarlo, il blobbettone, come sì, l'abbiamo chiamato noi, cioè le 5 notizie più interessanti della settimana, forse non le più interessanti, ma che ci hanno colpito, quelle che ci andava di citare, insomma. Allora, inizio io con la prima notizia. È stato completato il festival, il programma, il palinsesto del Festival di Cannes, con il programma della Kenzen e il programma della Semaine de la Critique. Quindi complessivamente possiamo dire che c'è, Beppe, un solo lungometraggio italiano in tutto il palinsesto di Cannes, no? Il film di Marco Bellocchio. Però ci sarà il anche traditore, Il Traditore con Pierfrancesco Favino. Ci sarà anche Luca Guadagnino, sì, però abbiamo scoperto in gara alla Kenzen, con un mediometraggio, di cui non sappiamo ancora molto. No, se non il titolo, The Staggering Girl. Sappiamo che ci saranno, diciamo, dei grandi nomi, ci sarà nel cast, Julianne Moore, ricchissimo. Marte Keller a proposito di Billy Wilder, Mia Goth che torna con Guadagnino, così come Álvaro Orbacher che torna dopo Io sono l'amore. Invece Mia Goth era stata, diciamo, diretta già da Guadagnino in Suspiria. In Suspiria. E nella Kenzen, al solito, ci sono cose interessantissime, cioè ad esempio il nuovo film di Love Diaz, o il nuovo horror del regista di The Witch, Robert Eggers. The Lighthouse si chiama il suo nuovo horror, che ha come protagonista Robert Pattinson. Proprio ieri è uscita la prima foto, la prima immagine di questo film, immagine che ha creato moltissima attesa e che pubblicheremo come al solito sulle nostre pagine social. Poi, diciamo, il concorso, come sappiamo, ha dei nomi abbastanza importanti, un concorso molto nutrito. C'è Jim Jarmusch, perdonatemi, che aprirà il festival. Esatto, Almodovar, grande presenza fissa. C'è Bong Joon-ho, ci sono i fratelli Dardenne, c'è The Plechan, c'è Terence Malick, ci sono veramente tantissimi. Tanti grandi Ken nomi Loach, in attesa, si dice, in attesa di Quentin Tarantino. Esatto. Che potrebbe, se finirà di montare Once Upon a Time in Hollywood, completare il programma di una ricchissima edizione del Festival di Cannes. Settimana prossima, Simone, invece doppia uscita per John C. Reilly, l'attore candidato all'Oscar per Chicago e protagonista di due film che hanno delle curiose analogie. Infatti il primo film è The Brother's Sister di Jacques Audiard, in trasferta statunitense, che è la storia appunto di due fratelli alle prese con un viaggio esistenziale. Film passato in concorso all'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Ha vinto anche il Leone d'Argento per la miglior regia. So che tu hai apprezzato molto film. Molto, di Jacques Audiard, bellissimo. Peraltro, personalmente, credo che sia uno dei più interessanti film, lavori di Jacques Audiard. Ma non è l'unico film che vede protagonista John C. Reilly, che in questo caso divide lo schermo con Joaquin Phoenix. Un altro film è in uscita ed è Stanlio e Ollio. È un film che ripercorre... Altri due fratelli, no. Non sono due fratelli, però sono due figure maschili che sviluppano un rapporto di, diciamo, contrapposizione sentimentale, certo, molto forte. Per cui è strano questa cosa. Comunque sicuramente è abbastanza interessante. Questo film, diciamo, racconta
della tournée del 1953, che a distanza dagli anni del grande successo Staglio e Olio affrontano, quando diciamo il successo non è più folgorante, luminoso come una volta, quando i problemi di salute sono più notevoli del fatturato, quando diciamo la gloria appartiene a tempi andati. C'è un film in sottofondo che non verrà mai realizzato, un film ispirato alle avventure di Robin Hood, e c'è questo rapporto che ha segnato il modo di fare comicità tra due grandissimi, con cui purtroppo il destino non è stato particolarmente benevolo. John C. Reilly è ovviamente strepitoso in entrambi i film, e per Staglio e Olio ha anche ottenuto una candidatura al Golden Globe come miglior attore in una commedia, per un film che è commedia ma fino a un certo punto, perché c'è una buona dose di amarezza. Chi è appassionato di Staglio e Olio, chi pensa di sapere qualcosa su Staglio e Olio ma forse non lo sa in maniera completa, può recuperarlo. Allora, qualcuno ci chiede che cosa andare a vedere al cinema in questo weekend di fine aprile, quindi parliamo di questa settimana e consigliamo due titoli. Uno è abbastanza scontato e si tratta di Avengers Endgame, che è un blockbuster. Tu so che storcerai un po' il naso. No, non lo storco. Un blockbuster di grande classe e qualità, consigliato non solo agli amanti del genere superhero e ai cosplayer Marvel, ma anche a tutti coloro che amano, insomma, le storie epiche e spettacolari, ma che non rinunciano a un sottile impianto metaforico. Per chi invece non ama i blockbuster e odia vedere donne e uomini in costumi colorati che si fracassano di botte, consigliamo Ancora un giorno, che è un film molto bello del documentarista Raul de la Fuente e del regista d'animazione Damian Nenow, credo che si pronunci così, dedicato alla rivoluzione in Angola. È un'opera breve, un'ottantina di minuti, nella quale si alternano interviste ai sopravvissuti di questo episodio storico di cui si parla poco, molto poco, e sequenze d'animazione che ricostruiscono i fatti. Torna a Cinisello Balsamo, quindi vicino a Milano, l'Assurdo Film Festival, giunto alla seconda edizione, quindi un festival giovane, un festival internazionale del cinema cosiddetto assurdo, organizzato dall'associazione Cinebalos, e che vede appunto in proiezione 20 pellicole di rilievo internazionale suddivise in due categorie, cortometraggi e lungometraggi. Sono film che già hanno, diciamo, fatto capolino in alcuni festival internazionali, ma che molto spesso non sono arrivati in Italia. Ci sono tanti nomi giovani molto interessanti. Se siete a Milano, vale sicuramente la pena prendere, diciamo, un tram che è il 31, se non ricordo male, che porta attraversa Parco Nord, arriva a Cinisello Balsamo. Saranno presenti alcuni dei registi e degli interpreti, e chissà, perché vedere film assurdi, che è, diciamo, questa definizione molto autoironica che il festival dà, potrebbe essere qualcosa di interessante. Ecco, chiudiamo la nostra serie di news e consigli segnalando che proprio oggi esce su Netflix, anzi è già uscito da poche ore, Chambers, una serie horror mystery molto molto promettente, che ha nel cast niente meno che Uma Thurman. Una donna beneficia di un trapianto di cuore quando va a conoscere la famiglia dell'altra donna da cui proviene l'organo, qualcosa inizia a non tornare. Il trailer, Beppe, mi è parso molto interessante. Molto. Ci sono tutte le premesse, direi, per una sessione intensa di binge watching da stasera a domenica. A proposito di Netflix, non di sole serie TV si nutre campa l'essere umano e si nutre il colosso americano, ma anche di film italiani, e di film italiani di ottima qualità. Posso dire in tutta onestà di non aver mai ammazzato qualcuno che non lo meritasse. La mia filosofia era sempre stata questa: non fare mai niente per niente. Sava Sandia. Allora, tra le cose più interessanti disponibili su Netflix, che Netflix ha reso disponibile nell'ultima settimana, c'è un film diretto da Renato De Maria, che ha come protagonista Riccardo Scamarcio, e che si intitola Lo Spietato, che è disponibile sulla piattaforma dal 19 aprile, ha fatto una fugace apparizione in alcune sale italiane l'8, il 9 e il 10 di aprile, e adesso è disponibile su Netflix. E si tratta di un film di genere, un poliziesco ambientato negli anni 80, che ha come protagonista questo gangster, aspirante gangster, che è interpretato in maniera molto efficace da Riccardo Scamarcio. Appunto, Santo Russo è il nome
del protagonista e efficace l'interpretazione di Scamarcio, efficace secondo me, Beppe, è proprio il film, sia a livello di scrittura sia a livello di regia. Mi sembra un prodotto molto molto solido, mm-hmm. che funziona molto bene, sì. E non a caso Netflix lo distribuirà in più di 100 paesi in tutto il 180, mondo. 180, se non ricordo. 180. Sì, allora, ultimamente quando si parla di cinema, quando si parla di anche di